La mostra La Gamec di Bergamo è la seconda tappa di una retrospettiva itinerante dedicata a Robert Overby. È stato un artista statunitense che ha vissuto per la maggior parte della sua esistenza a Los Angeles e che è morto nel 1993. La mostra è una collaborazione tra quattro istituzioni europee, è stata aperta nel gennaio scorso al Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, arriva adesso alla Gamec di Bergamo e poi si sposterà nel settembre del 2014 alla Kunsthalle di Bergen in Norvegia, per poi concludersi nel gennaio del 2015 alle Consortium di Gione. Io l'ho un po' definito uno dei segreti meglio custoditi dell'arte americana del secondo dopoguerra, perché il lavoro ha una estrema attualità, una estrema freschezza, è complesso, mette in gioco tanti temi, tante strategie espressive, ma è appunto rimasto fino ad ora molto lontano dai riflettori dell'arte contemporanea. Quindi diciamo che, pur trattandosi di un artista purtroppo scomparso, la mostra è in realtà una mostra di scoperta. Robert Overby ha lavorato per la maggior parte della sua vita a Los Angeles e la sua primaria occupazione era quella di designer, di grafico. Infatti, tra i molti lavori che lui ha fatto, quello che probabilmente tutti conosciamo è il logotipo della Toyota che è ancora in uso. Ma per tutta la sua vita in realtà ha lavorato moltissimo come artista visivo. Diciamo che le sue energie principali erano nella ricerca visiva, pur sostanzialmente lavorando per se stesso. Ha prodotto una enorme quantità di opere che spaziano dalla scultura alla pittura, alla fotografia, all'oggetto, alla scultura, e in mostra sono presenti tutti questi mezzi espressivi differenti. Ha inoltre, come dire, sempre avuto un atteggiamento di instancabile sperimentazione. La mostra è organizzata da un punto di vista cronologico e cercando di tenere nelle sale dei raggruppamenti tra le opere di natura tematica. Se noi però guardiamo a questa produzione, abbiamo veramente l'impressione a volte di trovarci di fronte ad artisti diversi. Tanto è il livello appunto di sperimentazione sia sui materiali sia sulle iconografie, e credo che questa idea di non sposare un movimento e di non concentrarsi solamente su una modalità espressiva ne faccia un artista innanzitutto molto attuale da un punto di vista proprio così linguistico, artistico, è il modo molto spesso in cui lavorano gli artisti delle ultime generazioni, ma soprattutto ne faccia un esponente di quella fine della modernità e invece dell'inizio e della pienezza di un atteggiamento che potremmo definire appunto postmoderno. Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, nel pieno della stagione di minimalismo e postminimalismo, soprattutto in America, Robert Overby inizia a produrre quelli che sono i suoi lavori probabilmente più iconici, ovvero questi calchi realizzati in una molteplicità di materiali di architetture o di porzioni di architetture come appunto porte, finestre, angoli e facciate. Sono dei lavori in cui Robert Overby utilizza delle resine plastiche, il cemento e soprattutto il latex, per creare, come dire, una sorta di punto di incontro tra quella che è la fotografia e la scultura. Infatti queste riproduzioni in scala reale di particolari architettonici o addirittura di interi edifici riproducono in scala reale con una serie di materiali di natura naturali o artificiali
sperimentando questa idea della scultura che in realtà è la traccia dell'oggetto di partenza. Quindi diciamo che una tematica sicuramente centrale all'interno del suo lavoro è quella della dimensione del tempo, di come la superficie può trattenere delle informazioni relative al trascorrere del tempo, quindi anche all'entropia, all'obsolescenza, al fatto che le cose, come le persone, hanno una loro durata, una loro vita quasi organica. E questa concentrazione sulla dimensione della superficie, in realtà poi lo ha portato ad abbandonare gradualmente la scultura e a concentrarsi principalmente sulla pittura, laddove anche nella pittura emerge questa centralità della dimensione della rappresentazione, di una rappresentazione che è quasi esagerata, è quasi teatrale, o comunque di una esplorazione della superficie come una successione di strati, cioè per l'immagine, per Robert Overby, è come se fosse quasi una sorta di sito geologico in cui in profondità noi possiamo percepire strati successivi e quindi momenti successivi nel tempo. Quella della pittura è stata una dimensione centrale del lavoro di Robert Overby sin dall'inizio. Infatti lui, nonostante l'enorme produzione di calchi architettonici che lo ha impegnato tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, nonostante la dimensione epica di queste opere, ha sempre esplorato la pittura in tutte le sue dimensioni, quindi dalla figurazione all'astrazione. Quello che però è successo è che a partire dalla metà degli anni 70 la pittura diventa l'unico mezzo di espressione dell'artista e diventa, come dire, un tipo di pittura, quella che fa Robert Overby, un tipo di pittura che in un certo senso anticipa molte caratteristiche che poi troveremo nel postmoderno. La relazione innanzitutto di natura citazionista con l'arte del passato, che si evince molto bene da questo suo interesse per esempio per gli antichi maestri della pittura italiana, ed è una cosa che in mostra per esempio si nota molto bene, perché si nota negli sketchbook, in questi quaderni di appunti privati dove lui annotava la progettazione dei suoi lavori. Ma soprattutto quello che colpisce è questa sua relazione di natura estremamente orizzontale, paritaria, nel modo di mettere insieme le fonti. Quindi lui metteva indifferentemente insieme il citazionismo della pittura colta, della pittura del passato, con immagini prelevate dalla pubblicità, quindi con un riferimento alla pop art, e addirittura con immagini prelevate da riviste pornografiche. Quindi questa estrema, appunto, orizzontalità dei riferimenti, questa coesistenza della visione, lui l'ha sviluppata fino alla fine degli anni Ottanta, quando smette di lavorare pochi anni prima della morte, con un atteggiamento che ancora una volta è estremamente precursore di quello che stava per accadere nel mondo dell'arte, nel mondo dell'arte internazionale, nel linguaggio sia della pittura che della rappresentazione, e riporta ancora una volta al centro del suo lavoro sia questa dimensione della superficie, sia la dimensione proprio di una rappresentazione che potremmo definire estrema.